12 luglio Vittorio Veneto ospita la partenza dell'ottava tappa del Giro Rosa, una bella festa che vede protagonista il ciclismo femminile, ma non solo, tutta la città sta rispondendo molto bene. Sì, la città ha risposto molto bene, sono contentissimo, ringrazio tutti quelli che hanno collaborato, le associazioni, gli uffici comunali, i ragazzi dei centri estivi che hanno portato i bambini in piazza così gioiosi, così belli, così interessati, hanno dato proprio quel tocco di unicità, vivacità di cui la città aveva bisogno. È stata una bella mattinata, insomma, sono molto soddisfatto e ringrazio tutti. Ecco, una manifestazione, quella che vede protagonista il ciclismo femminile, che forse non ha lo stesso clamore del ciclismo maschile, ma abbiamo visto tanto entusiasmo oggi in piazza, anche le atlete molto agguerrite. Sì, atlete molto agguerrite, molto brave, le ho seguite in questi giorni, hanno fatto dei percorsi veramente, veramente difficili, quindi sono veramente delle grandi, grandi atlete. E il ciclismo femminile, come tutti gli sport femminili, stanno prendendo sempre più piede, consensi, e se lo meritano, e auguro a tutte loro una grande gara e un immenso in bocca al lupo. Data la bella esperienza di quest'anno, si potrebbe ripetere anche nei prossimi anni? Certamente lo sport e queste manifestazioni sono nella nostra testa da proporre in città e vediamo cosa riusciremo a fare e ci stiamo lavorando. Sindaco, una bella giornata di sport quest'oggi a Vittorio Veneto, la città ha risposto bene? Decisamente sì, il tempo già ha risposto bene, la città anche, grazie all'organizzazione messa in campo, aiutata dalle nostre associazioni di, sportive ciclistiche e grazie all'ufficio dello sport, grazie agli organizzatori del giro femminile che con questa ottava tappa hanno dimostrato ancora una volta di essere all'altezza del compito. Bellissima la manifestazione, ricca di sport, ma anche di significati, visto che è femminile, è stata declinata in diversi modi tutta la settimana, è stata percorsa la città da eventi collaterali, tutti di grande interesse, dal teatrale all'espositivo. E Vittorio si è ben presentata anche perché sappiamo bene che Vittorio da molti anni è attenta ai temi femminili, specialmente della sicurezza, con il nostro apposito ufficio che raccoglie purtroppo molte segnalazioni, troppe segnalazioni di violenze che ancora si compiono contro la donna. E quello che pensiamo non essere capitolo molto importante, invece i numeri ci stanno ad indicare che ancora c'è e bisognerà impegnarci ancora nel governare questa voce. Diciamo che Vittorio ha fatto la sua parte, e lo sport pure, il tempo anche, le nostre associazioni anche, ringrazio tutti.